me somebody. And let's go. Liguria Web TV, nel suo settore sportivo, ha il piacere di ospitare colui che è stato in assoluto il primo ospite delle nostre puntate sportive. E non è che non gli abbia portato buono, direi. Bene. Il presidente dell'Unione Sportiva dell'Albenga, Andrea Tomatis, venne qua in quel di aprile, dopo aver vinto la Coppa Liguria e la sonante vittoria con l'Andora, riproponendoci di rivederci qua nella categoria superiore. E così è. Per una volta tanto possiamo dire, l'abbiamo azzeccata, dai Andrea, dai. È andata bene e questo campionato è iniziato da due giornate anche nel migliore dei modi, direi. Sì, dai, è iniziato bene il campionato, dopo il pareggio fuori casa con la Luanesi. Che ci può stare, all'esordio. Che ci può stare, squadra tosta, siamo riusciti ad incamerare un bel risultato e marcare i tre punti per la prima partita arriva di quest'anno. Abbiamo parlato dei campionati con altri addetti ai lavori, anche col collega di Savona Sport, Lorenzo Tortaroli, in una delle nostre puntate, tutti quanti d'accordo che il Carling Boys sia la brutta bestia che può divorare il campionato, ma ponendolo Albenga tra l'outsider e soprattutto tra le squadre di immediato rincalzo nelle posizioni che contano la prima in classifica. Andrea, tu sei un vincente. Non dico che adesso mi devi dire sì, voglio vincere il campionato, però non ci sto a guardare l'Albenga non protagonista. No. Noi quest'anno il primo obiettivo che ci siamo posti è la salvezza. E questo, veramente l'hai detto anche l'anno scorso in prima categoria. Si vede l'anno che porta scorso buono. Ha portato bene, speriamo anche quest'anno. Però quello è il primo obiettivo e poi vediamo cosa succederà. Non abbiamo quest'anno la fretta di salire, vogliamo fare un bel campionato, speriamo di salvarci al più presto e di arrivare... E togliersi magari qualche buona soddisfazione. Sì. Nel frattempo i passi avanti a livello societario sono stati compiuti, perché l'importante in una società sportiva è gestire la società con le persone giuste al posto giusto, anche perché tu stai per presentare ufficialmente alla stampa e ai cittadini quello che è proprio la composizione delle squadre che fanno l'Unione Sportiva Albenga, dalla prima squadra che fa la promozione al settore giovanile e quelle femminili, vero? Sì, domenica 28, domenica sera a partire dalle 20 ci sarà un buffet offerto dove verranno presentati tutti gli sponsor che hanno dato una mano forte, una grossa mano per riuscire ad arrivare fin qua, perché dall'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo creato un bel settore giovanile e siamo riusciti a mettere i tasselli nei posti giusti e sinceramente io sono soddisfatto del lavoro fatto. Anche perché in questi ultimi anni abbiamo perso tante società qua ad Albenga, nella zona di Albenga. Prima eravamo arrivati ad avere 9 società addirittura, 7 delle quali si occupavano anche e quasi esclusivamente del settore giovanile. Sì. Adesso rimane l'Unione Sportiva Albenga, l'Unione Sportiva San Filippo Neri, il Ponte Lungo che fa solo la prima squadra, che speriamo al più presto riprenda il settore giovanile, anche la nobile società Granata, no? Però la crescita di una società anche in funzione di prima squadra converrai come presidente Andrea che transita attraverso il settore giovanile. Transita attraverso il settore giovanile, infatti quest'anno abbiamo dovuto, per quello che impone la FIGC, ovvero i 3 giovani in campo per la promozione quest'anno 95-96, abbiamo dovuto acquistare da altre società dei ragazzi fortunatamente molto validi, altrimenti non avremmo potuto disputare il campionato perché non avevamo l'anno scorso un settore giovanile adeguato. Quest'anno stiamo lavorando per crearlo, ci vogliono i tempi giusti perché sicuramente meno di 3-4 anni è difficile ottenere dei bei risultati, ci proviamo e cerchiamo di portarla a dei livelli che... Un settore giovanile che tra l'altro è articolatissimo ed è presente in tutte le categorie, che utilizzerà anche diverse strutture sportive. Siamo riusciti ad avere i campi da gioco, oltre all'Annibale Riva abbiamo preso il campo in sintetico che si trova giù al mare dietro i Salesiani, abbiamo un campo in terra che è su Abbastia dall'Abissini, abbiamo preso il campo di Cisano, quindi abbiamo lavorato sulle strutture
e siamo riusciti ad avere parecchi ragazzi. Vedo che continuano ad arrivare nuovi ragazzini a partire dai 2010, che non possiamo neanche ancora tesserarli, quindi dai 2010 in su ne 4, abbiamo veramente 5 anni, tanti. 6 anni, Ma i pulcini, siamo i contenti perché primissimi quello è il calci. futuro, quello che indosserà tra un po' di tempo la maglia Più che dell'Albino. vincere i campionati, l'ambizione di un presidente penso che sia, è anche la sua soddisfazione non intrinseca, quella di costruire qualcosa che duri nel Sì, tempo. è l'unica cosa che può lasciare un bel segnale. I campionati li possono vincere tutti quanti. Creare una cosa con delle basi solide e che rimanga è la cosa che ti dà più soddisfazione. Io Ma sono Carlin Boss è soddisfatto. proprio imbattibile. La Carlin Boys è imbattibile. Se fanno bene, si comportano bene, secondo me sono imbattibili. Andrea Tomatis, presidente dell'Unione Sportiva Albenga, direi di chiudere, non l'abbiamo fatto l'altra volta colpevolmente ad aprile, ma una parola agli ultras dell'Albenga va, non una parola, anche due, va dedicata veramente. Encomiabili, encomiabili, Ha festeggiano, verniciato pure il hanno campo durante verniciato il l'estate. campo, hanno verniciato le tribune, hanno messo una griglia, tra virgolette, di sostegno per delimitare la loro zona, hanno fatto tanti lavori che chapeau. Festeggiano sabato, arriva, quindi invito tutti quelli che vogliono partecipare, se non piove, non dovrebbe piovere, anche una mostra di tutto quello che sono riusciti a trovare, dei vecchi cimeli, bandiere, coppe. E giù nel campo sportivo festeggiano i loro 30 anni e sono stati invitati anche domenica, ovviamente 28, alla presentazione di tutte le squadre dal settore giovanile, dai primi calci fino alla prima squadra femminile che milita in Serie C e la prima squadra maschile. Sono stati invitati anche gli Ultras per festeggiare, per brindare insieme a noi. Sei Benissimo. invitato anche tu, anche Lorenzo Tortarolo che menzionavi prima. Lorenzo viene sicuramente. Io se non sono a vedere il derby nel Genoa Sampdoria arrivo. Simpaticissimo, come sempre, ci vediamo per tirare qualche conclusione, se non conclusione, qualche filo dei discorsi che abbiamo intrapreso adesso a metà campionato, Va d'accordo? bene. Appuntamento come abbiamo fatto ad aprile. Andrea Se Tomatis. sono un po' più in alto, se no scappo. No, tranquillo, tranquillo, dai, con noi ti trovi sempre bene, lo sai. Sì. Andrea Tomatis, presidente dell'Unione Sportiva Albenga, protagonista nel campionato di promozione Girone A per gli spettatori e le spettatrici di Liguria UABI TV. Arrivederci. Ciao, grazie. Help me somebody.